È l'ultima in casa per l'Empoli, che viene da due sconfitte subite in rimonta da Torino e Inter. Ospita una Salernitana imbattuta da sei giornate, sempre più vicina a realizzare una salvezza che sembrava impossibile. Si apre al Castellani la 37esima di Serie A Team Empoli-Salernitana. La battuta dentro con il destro e poi colpo di testa respinto sotto porta ancora. Radovanovic pericoloso, l'Empoli allontana in qualche modo. Sul pallone Verdi con il destro cerca il secondo palo, colpo di testa schiacciato verso la porta, ci arriva Vicario. Pallone interno per Verre che la gioca in verticale con la punta dentro l'area per Cutrone. Avanti l'Empoli con il gol di Patrick Cutrone. Perfetta azione in verticale della squadra di Andreazzoli. Verdi dentro, Djuric, spalle alla porta, appoggio per la conclusione di Radovanovic a fil di palo. Mazzocchi, traversone dentro, Djuric di testa, poi sotto porta Stojanovic, la mette fuori ma non molto, Radovanovic per il Bonazzoli che di testa trova la grandissima respinta di Vicario. Verre, tre giocatori contro due, c'è Cutrone che prova a liberarsi, la palla dentro per lui in area di rigore, Cutrone controlla, Cutrone calcia sul palo. Prova l'apertura ancora Bandinelli, arriva in zona tiro Bandinelli, la sposta sul destro e calcia, respinta, poi Bairami va sul sinistro, calcia! Sepe! Mazzocchi, il calcio di punizione dentro, colpo di testa di Djuric, Vicario e poi salvataggio sulla linea ancora, incredibile! Tutti a festeggiare Vicario! Verdi la butta dentro, Vicario la perde, Radovanovic porta vuota, pareggia la Salernitana, Bonazzoli in rovesciata, 1-1 con un quarto d'ora da giocare. Perotti la sposta, crossa basso, on field review, l'impressione che Koulibaly arrivi prima sul pallone. Calcio di rigore per la Salernitana. Parte Perotti, Vicario salva la porta dell'Empoli. Titoli di coda, finisce in pareggio tra Empoli e Salernitana 1-1.